Stagione trionfale per il Città di Fasano, nuova entità calcistica locale che senza nessun problema si impone largamente nel campionato di seconda categoria, guardando con buone speranze al prossimo torneo. Un autentico anno di purgatorio per il calcio fasanese, costretto a ripartire dalla base dei campionati ufficiali, dopo le note vicende estive che hanno decretato la fine della vecchia società, troppo oberata dalle pendenze economiche e quindi incapace di continuare la sua avventura calcistica. Nuovo calcio, quindi, e nuovo sodalizio societario, che nel loro progetto di ripartenza hanno guardato in casa costruendo un team di giocatori locali per continuare nel vecchio progetto di restituire il Fasano ai fasanesi. Unica via per tenere sempre i bilanci sotto controllo e valorizzare il buon potenziale calcistico fasanese che da anni sforna buoni atleti troppo spessi costretti a far fortuna lontano da casa. La nostra filosofia è quella di valorizzare i ragazzi fasanesi, ce ne sono tanti, bravi, veramente bravi, che ancora tanti sono fuori in giro in categorie superiori. Noi vogliamo valorizzare loro e con loro risalire nei campionati più giusti per questa piazza. Si è giocato quindi in seconda categoria, ma in pochi se ne sono accorti, grazie al caloroso apporto del grande pubblico fasanese, che ha sempre frequentato in buon numero il Vito Curlo e in particolare dei gruppi organizzati come gli Allentati, che quest'anno compiono i loro 25 anni di fondazione, e la Fasano Ultras, che hanno sempre seguito anche lontano da casa i propri beniamini, dando colore e vita ad un campionato che sa molto di amatoriale. Ma noi non abbiamo proprio visto la categoria in nessuna maniera, cioè nel senso che abbiamo organizzato il tutto, diciamo, quasi alla perfezione per poter dare proprio questa immagine un po' più ampia. Un pubblico veramente di altre categorie. Tra le altre cose mi piace sottolineare che questi ragazzi, i tifosi organizzati, la Fasano Ultras e gli Allentati, sono veramente la parte positiva del calcio fasanese. Sono ragazzi da cui prendere esempio, perché oltre a vivere il Fasano 7 giorni su 7, ma veramente sono impegnati nel sociale, sono gente di grandi valori umani. Torneo dominato senza problemi dai biancazzurri, affidati alle cure di mister Romano Iacovazzi, bravo ad inculcare con l'aiuto della società uno stile serio e preciso che tutti i componenti della rosa hanno saputo rispettare e portare in campo, ottenendo vittorie su vittorie, ma anche la stima e l'ammirazione delle altre società sportive incontrate durante la fantastica cavalcata vincente. Abbiamo disputato 26 partite, abbiamo vinto 23 volte, abbiamo perso solo una partita, abbiamo pareggiato 2 volte. Abbiamo messo a segno 90 gol e ne abbiamo subiti soltanto 15. Penso che questi siano numeri probabilmente irripetibili e che la dicono lunga sul campionato strepitoso che ha condotto questa squadra sin dalla prima giornata. Oltre questo mi piace anche dire che abbiamo divertito la gente, ci siamo divertiti innanzitutto noi, abbiamo avvicinato tanta gente a questa squadra, a questo progetto, per cui questo è un motivo di grande orgoglio per noi tutti addetti ai lavori, ma anche per la società. Oggi però è già tempo di futuro. Un futuro che si chiamerebbe prima categoria, ma che in tanti sperano si chiami promozione. Un sogno, quello del doppio salto di categoria, che questa società meriterebbe unitamente a tutti i tifosi fasanesi, sempre composti e uniti anche in questo momento di transizione, che ha ridato colore e vita a quel giocattolo chiamato calcio, troppo spesso rotto e maltrattato, ma vero cuore pulsante dello sport fasanese. Ci stiamo già organizzando per riorganizzare appunto il settore giovanile, per tirar fuori un po' più di qualità dal nostro lavoro, e da questo settore giovanile noi puntiamo già da subito per un prossimo campionato ai vertici sicuramente. Campionato che sarà? Di prima categoria sicuramente. Ma i tifosi sognano altro. Sì, non solo i tifosi sognano altro, anche noi sogniamo di andare appunto più su, ecco. Il massimo sarebbe vincere sul campo, no? Le promozioni, perché noi vogliamo questo, non ci interessa altro, però siccome abbiamo una storia importante che ha lasciato un segno indelebile nella piazza di Fasano, è una delle pochissime piazze, quella di Fasano, dove si vive ancora il calcio con un entusiasmo anche in seconda categoria.
la cittadinanza tutta si augura di poter disputare un campionato di promozione e quindi di fare un doppio salto, ma se questo non dovesse accadere sono certo che le basi sono solide, la società è composta da gente seria, è composta da gente che sta pianificando il futuro al meglio, e quindi che sia prima categoria o che sia promozione sicuramente il Fasano Calcio disputerà un campionato ai vertici, disputerà un campionato degno di questa gente, di questa città.